Radi sesto premio giornalistico Valerio Ghini, quali sono le emozioni che si provano nella giornata di questo tipo? Sono tante, sono molto emozionata e penso che si veda anche perché, insomma, anche perché vengo abbastanza da lontano, e però mi trovo veramente a mio agio in questa regione. Mi è piaciuto molto, insomma, tutta l'accoglienza che mi avete riservato, e devo dire appunto che quello che ho scritto nel mio articolo è tutto vero, appunto, ho potuto verificare che, appunto, che avete un amore, per una passione per il vostro territorio che si percepisce proprio e che spero di aver trasmesso ai miei lettori. Hai fatto sul Libero Americano, che è un giornale che racconta quello che succede in Italia ai nostri connazionali nel mondo. Sì, infatti, Libero Americano è una testata, appunto, che esiste da molti anni, dal 1908, e appunto che è riservata ai lettori che sono appunto ex immigrati italiani appunto in America, però ci sono anche tanti altri che sono appassionati che lo leggono. Infatti ne escono 30.000 copie ogni settimana, si può leggere anche online su www.italoamericano.com, e appunto poi appunto la testata cartacea, che appunto è molto letta sia in italiano che in inglese. E appunto il mio direttore mi aveva un po' rimproverato, e che, visto che sono toscana, inviavo sempre articoli che riguardavano la mia città, Firenze, la Toscana, però appunto ho capito che aveva ragione, appunto dovevo anche allargare il mio orizzonte, e appunto una delle regioni che mi ha appassionato di più è appunto il Friuli Venezia Giulia, e adesso a questo punto la Riviera Friulana, che vedo è bellissima. Grazie. Grazie a te.